la moglie del potentissimo e coltissimo signore di Lucca, Paolo Guinigi, Ilaria del Carretto, morì giovanissima, 25 anni, e egli la fece rappresentare, commemorare da Jacopo della Quercia, grandissimo scultore senese, che era al suo servizio. Siamo nei primissimi anni del 400, lo scultore era circa trentenne, e quella scultura è memorabile per l'incontro, l'incastro tra lo stile borgognone francese e quello italiano moderno. La ragazza dorme, serena, immobile, elegantissima, con il suo cercine nei capelli e con ai piedi un molosso, il cane degli antichi romani, che li accompagnava nelle lotte, nelle guerre. La fedeltà, fedeltà all'arte e fedeltà alla bellezza. Monumento eccelso.